Ecco, questa è la prima opera della mia vita d'artista, datata 1979. Quest'opera compare all'improvviso in una notte insonne e propone due figure che cercano di abbracciarsi, di ricongiungersi, cioè una figura femminile e una figura maschile. Il titolo di quest'opera è Rifugio d'amore. Qui c'è già tutto il nocciolo della mia pittura successiva, cioè questo discorso del rapporto fra animus e anima, tra il maschile e il femminile. Qui l'abbraccio è all'inizio, non è ancora compiuto. Sono due figure ancora impersonali, hanno ancora queste teste tipo manichini, tipo metafora metafisica. Poi piano piano da questo quadro è nato tutto il resto, sono nati 1200 quadri che portano avanti questo discorso nel suo compimento, nel momento in cui lo spirito e la materia si sono fecondati, nascono i colori, nuove forme, così come nella realtà fra un uomo e una donna nasce una generazione.